Oddio, accendo la luce. Va meglio? Sì, Sì, l'avete letto dal titolo. Oggi noi faremo il riepilogo dell'ultimo trailer uscito del film di Sonic. Che sì, dico riepilogo perché l'ho già visto per conto mio come quell'altro lì che ho fatto anche la reaction, lo trovate sul canale, se volete ve lo lascio anche in descrizione, anche nel primo commento, appunto della zona commenti. Prima di passare al trailer, visto che poi dura 1 minuto e mezzo, che poi non è neanche in lingua italiana, è in giapponese, e quindi se non capisco un cazzo è perché in giapponese in realtà non so manco se ci stanno i sottotitoli, cioè non so manco se dalle impostazioni del video si potranno anche mettere i sottotitoli, però cercherò un pochettino di capire cosa vorrebbe mostrare un pochettino il trailer, però appunto, come io avevo già detto prima di passare al trailer, voglio darvi delle piccole informazioni, appunto, riguardo il film di Sonic. Allora, vabbè, Sonic, il film Sonic the Hedgehog, è un film basato sul popolare franchise videoludico Sonic. Il film, interpretato appunto da Ben, non so come si possa pronunciare questo nome, però ve lo metto qua davanti, appunto, come voce del protagonista, quindi sarà il doppiatore americano di Sonic. Jim Carrey, lo sappiamo tutti, ve l'ho detto un miliardo di volte, sarà colui che interpreterà Eggman nel film. Che poi non so manco se verrà chiamato Dottor Robotnik o Dottor Eggman, ma vabbè, io preferisco Eggman. Poi James qualcosa, me lo metterò sempre qua davanti il nome, è come interprete del nuovo protagonista umano, quindi colui che aiuterà Sonic nel suo viaggio. La pellicola entrò in produzione nel 2013 e il progetto fu poi acquistato e proseguito dalla Paramount Pictures dal 2017, quindi si sono presi i diritti tra il 2016 e il 2017 e le riprese si sono svolte tra luglio e ottobre 2018. Quindi ci sono voluti quasi 2 anni per annunciare sto cazzo di film e sono curioso di vedere come uscirà fuori. L'uscita del film era inizialmente prevista per novembre 2019. Questa qui in realtà è una cosa che vi ho già detto nel vecchio canale quando io portavo cose riguardo Sonic. Dopo che il primo trailer dell'aprile 2019, l'abbiamo già visto in tanti com'era, ha suscitato critiche negative da parte dei fan in merito al design del protagonista. La Paramount ha rimandato la data, attenzione, la data, al 14 febbraio 2020, in modo da ridisegnare il design di Sonic. Adesso, quello che volevo dire l'ho detto riguardo le informazioni della produzione del film, ma adesso passiamo alla cosa più importante, i personaggi, l'elenco dei personaggi principali. Non leggo i personaggi secondari, non leggo le comparse, dico soltanto i tre principali. Sonic, Dottor Robotnik o Eggman e Tom. Quindi per tutti quelli che mi chiederanno, ma Sonic e Tails ci saranno? Allora amici miei, non ci saranno. C'è un elenco dei personaggi e delle informazioni del film di Sonic, addirittura ancora prima che uscirà. Quindi se voi avete dei problemi a capire se ci saranno Sonic e Tails e Knuckles tutti insieme nel film, no, ci sarà soltanto Sonic insieme a Tom, il personaggio umano che lo aiuterà nel film. Perché c'erano molte teorie dopo l'uscita dell'ultimo trailer del film di Sonic, dove appunto si vedeva un Sonic particolare. Dopo ve lo farò vedere. E comunque Sonic particolare, probabilmente molti avranno pensato, ah, se c'è quel Sonic, allora ci saranno anche quel tipo di Tails e quel tipo di Knuckles. Non si sa. Ma comunque, io le informazioni che dovevo darvi sono queste qui. Quindi prendiamo le cuffie e guardiamoci. Ah sì, no, riguardiamoci sto trailer. Bella la canzone del Sonic Mania. Ok, questa è la voce di Sonic in giapponese. So che è lui in giapponese perché conosco il doppiatore in giapponese, o meglio so chi è. Eccolo, Classic Sonic, guardate quanto è figo. Sta dando il fiore e da qui in poi non si sa nulla. Il resto sono soltanto cose che sponsorizzano il film e poi riparte col trailer che noi abbiamo visto l'altra volta.